Ed è giusto che io a questo punto faccio vedere il rovescio della medaglia. Perché ricordatevi che c'è sempre il rovescio della medaglia in tutte le cose. E con Sara, se avete visto il video precedente, Sara aveva espresso la sua opinione, no? E facendo un commento, io ci ho fatto un video. E poi ci siamo parlati con Sara, maggiormente su Facebook, perché lì ci dà più modo di esprimerci. E abbiamo capito tante cose. Io ho capito tante cose di Sara perché a volte, sai, dietro un commento, magari anche noi possiamo essere frivoli nell'interpretare quel commento. Come a volte sono frivole le persone invece che commentano. Quindi ci mettiamo di mezzo anche noi. Ma andando in fondo alla questione, io ho capito forse un po' di più di Sara. E Sara invece ha capito, leggendo, lo potete leggere anche voi, scrivendo: io chiedo scusa davanti a tutti e alla signora, ho capito di essere stata con il mio commento cattivo e fuori luogo, veramente scusa signora. Io ti dico che le scuse non servono perché comunque non hai offeso nessuno, hai semplicemente espresso la tua opinione dicendo: secondo me la vera bellezza si vede quando si ha acquassapone e quando non si è truccati. Quindi quello è un tuo pensiero e con questo pensiero non offendi sicuramente nessuno. Se qualcuno si è sentito toccato da questa cosa che tu avevi scritto, qui ci sono le tue scuse, quindi tutto a posto. E niente, faccio questo video perché giustamente devo fare vedere la parte negativa dei social come la parte positiva dei social. In questo caso Sara mi ha aiutato a fare questa cosa perché, come vedete, non tutti sono cattivi sui social, quindi Sara su questo non sono d'accordo con te, non sei stata cattiva assolutamente, magari sei stata così, hai scritto senza pensare, non tutti sono cattivi, ci sono anche persone magari che in quel momento si stanno esprimendo male, oggetto nel commento lì, ma in realtà sono persone che ragionano, infatti chi si ricrede, secondo me, è una persona intelligente. Buona serata, Sara, questo è per te, per chiarire, scelto. A tra poco in live, a tra poco, certo.